Bentrovati, puntata particolare della maglia della salute dedicata alla macrobiotica del Mediterraneo, quindi l'unione dei vecchi piatti dei nostri bisnonni a quelli che sono poi gli ortaggi, i legumi, i cereali tipici della nostra bella Sicilia. Grazie a questo nuovo stile di alimentazione si può migliorare anche il modo di stare bene con se stessi. Ecco perché siamo venuti qui ad ascoltare degli esperti di questa disciplina, dottori e nonne, che in qualche maniera hanno rivoluzionato la loro vita. La macrobiotica esattamente che cos'è? La macrobiotica è uno stile di vita e di alimentazione che ha a che vedere con la longevità e il sano stile di vita. Macrobiotica è una parola derivata da macros e bios, che proprio vogliono dire lunga vita. È una disciplina, una filosofia molto 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 antica. Un grande maestro e medico filosofo che l'ha portata a conoscenza a noi in Occidente è George Osawa. In pratica non si fa altro che basare sui principi dello Yin e dello Yang, del Tao. Quindi conoscendo un attimino un po' la versione, anche il simbolo del Tao, la parte bianca e la parte nera, dove in ognuno di essi c'è un puntino bianco nella parte nera e un puntino nero nella parte bianca, possiamo un attimino capire meglio cos'è la macrobiotica. In pratica questo simbolo rappresenta lo Yin e lo Yang. La parte bianca rappresenta lo Yang, la parte nera rappresenta lo Yin. Sono due forze complementari ma opposte. E dove nella macrobiotica si cerca di trovare sempre l'equilibrio tra queste due forze energetiche. E macrobiotica, per quanto riguarda l'alimentazione, e questo principio ha molto di poesia e di amore per la natura. Quindi l'alimentazione come ottimo stile di vita è anche, voglio dire, come un'ottima medicina. Se poi a questo noi uniamo i sapori mediterranei, si viene a creare questa macrobiotica mediterranea, che è un po' quello su cui voi incentrate la guarigione del corpo e dello spirito. Infatti, la macrobiotica è una filosofia antichissima che ha questa finalità, ma noi abbiamo capito che abbinandola alla nostra dieta mediterranea, esatto, ma più che nostra, alla vera dieta mediterranea che facevano i nostri bisnonni, ci sono studi ultimamente che appunto testimoniano che è veramente il massimo per poter vivere bene, essere presenti e radicati, lucidi ed avere anche più rispetto della natura. Con Francesca vi mostriamo, come diceva lei, una dei piatti caratteristici di questa macrobiotica mediterranea, che è la zuppa di miso. Il miso invece è un alimento della macrobiotica, è antichissimo ed è un alimento che viene realizzato e ottenuto dalla fermentazione della soia gialla, del chicco della soia gialla, che per tanto tempo sta in fermentazione
con il sale marino. E allora si ottiene questa cremina che ha grande potere alcalinizzante, è una cremina di miso, si chiama così, soia fermentata, questo qui è il miso d'orzo ed è fermentato poi con l'aggiunto del cereale che è appunto l'orzo ed è fermentato 18 mesi. E questo prodotto aiuta moltissimo per chi soffre di gonfiore addominale. E poi ha veramente tantissime proprietà perché ci porta ad avere meno stanchezza, ci aiuta ad essere anche più lucidi e contiene tanto ferro e tanto calcio anche. Quante cose possiede? No, infatti il miso è un ingrediente base nella macrobiotica che è unito alle nostre zuppe è il massimo. Ha anche... poteri di ha anche una gran qualità il miso che è quello di mantenerci anche una bella pelle. Quindi tu hai scelto questa zuppa proprio perché in qualche maniera simboleggia tutte quelle che sono ovviamente le essenze della macrobiotica. Della macrobiotica che può essere benissimo abbinata alla nostra dieta mediterranea. Come le nostre, per esempio, i nostri ortaggi. Non è quella che danno gli etiologi fatta di pasta, giusto? No, perché per esempio la macrobiotica è la mediterranea, dei nostri appunto avi, si basa soprattutto sui cereali, legumi e verdure. Esattamente. Quindi tu mi insegni che i cereali e i legumi e le verdure sono alimenti prima di ogni cosa vivi. La pasta è meno viva, sicuramente è buonissima, eccezionalmente la si può anche mangiare, una buona pasta integrale o di grano antico, certo. O una pasta di grano duro buona, però principalmente il cereale è vivo, quindi il chicco del cereale, se tu lo pianti, germoglia e quindi è vivo. Allora Francesca, allora, ti faccio vedere una cosa importantissima della macrobiotica, okay. Un'altra cosa a parte appunto i suoi ingredienti, caratteristiche, è il taglio delle verdure. Ah, perché c'è anche questo c'è un modo. Sì tesoro, perché ti spiego, okay. Il taglio delle verdure è importante in quanto ogni alimento contiene una sua energia vitale. Noi pensiamo che questa è una carota, è solamente un alimento, è un ortaggio, cresce nell'erba, e invece no. Noi dobbiamo pensare che questa carota è come se fosse me in questo momento e quindi ne devo avere cura e rispetto. Cosa devo fare perché questa carota si possa trasformare in me in grande energia vitale? Devo cogliere da questa carota la sua massima espressione di energia vitale e quindi ne rispetto la sua crescita. L'ideale per rispettarne la sua crescita è tagliarla a listarelle che io ho tagliato in lunghezza. Ah, ok. Nel momento in cui faccio delle diverse pietanze, quindi la lunghezza mi limita, vado a tagliarla in obliquo. E quindi vado a tagliare la carota non così, ma vado a tagliarla così, in obliquo. Per prendere quanta più parte possibile di energia della carota. Anche qui vado a prendere sempre la sua parte più yin e più yang, no? Ecco, pensa che la carota nasce da un semino piccolissimo, però questa carota porta dentro di me un'energia yang, di forza e radicamento. L'altro alimento che va nella zuppa di miso base, no? È la cipolla. La cipolla anche questa va tagliata cogliendone il suo massimo di espressione vitale, quindi va tagliata per lungo, ok? Io vado a prendere la sua massima espressione vitale. Spesso magari i cuochi la tagliano così, mentre noi la tagliamo per lungo, di modo tale che io ne possa prendere la sua massima vitalità. Quando la zuppa di miso, quando io metto 2 tazze d'acqua per una persona, metto 2 tazze d'acqua in una pentola e porto l'acqua in ebollizione. Prima avevo già messo una tazza di modo tale. Una volta che bolle l'acqua, magari acceleriamo un po',
aggiungo la famosa alga wakame, che avrò messo a mollo un po' prima. In acqua semplice? In acqua semplice. Ok. Perché metto in ammollo l'acqua wakame? Perché metto quest'alga nella mia zuppa di miso? Perché nella mia zuppa di miso metterò tutti gli ingredienti dell'universo che la natura mi dà a disposizione. L'alga marina è flessibile e quindi mi dona flessibilità al corpo e anche alla mente. Dopo l'alga, quando bolle l'acqua, io metterò un pizzico di sale marino, okay, integrale. Dopodiché, appena bolle, facciamo finta che io qui ho più carote, sì, certo, che cipolla, per una persona va bene un pugnetto di carote e un pugnetto di cipolla, okay, e metterò anche questo. Li farò andare un 8 minuti, dopodiché cosa farò? Metterò l'ultimo pezzo, gli ultimi 3-4 minuti, metterò la famosa foglia verde, in questo momento per me è il sedano, li metterò gli ultimi proprio 5 minuti di cottura, 3 minuti, e quindi sempre andrò di traverso, vedi? Se poi io desidero fare dei pezzetti più piccolini, di questi di traverso taglierò i famosi dadini, perché a volte capita, ma a me sto taglio non piace, no? Ok, allora io vado più piccolo, sempre in obliquo, perché prendo quanta più possibile energia vitale, okay, dell'alimento. La mia zuppa di miso è pronta. Questo lo metto sempre a fuoco spento. Ecco. Prenderò il mio mestolo. Prenderò la mia porzione, che non è altro che un cucchiaino raso di miso, un cucchiaino da caffè raso, okay, basta, solo quello, lo metterò dentro la mia tazza o la mia ciotola o quello che è e verserò il mio brodo. Okay. Lo sciolgo e lo bevo e in quel momento, quando lo ingerisco, i miei enzimi nel mio stomacchino diranno benvenuto. Ma questo lo devi bere prima o dopo? Prima, questo si beve, okay, sempre prima dei pasti. Ok, quindi? E quando si ha un calo energetico lo puoi bere anche durante il giorno. Questa è la ricetta base tradizionale di zuppa di miso macrobiotica. Ingredienti per persona: 2-3 tazze d'acqua, un pizzico di sale integrale marino, un pugno di carote tagliate a julienne, un pugno di cipolla vecchia siciliana, un pugno di cosse di sedano o qualsiasi altra verdura verde di stagione, 2 cm di alga wakame, una manciata di prezzemolo o basilico o poco succo di zenzero, un cucchiaio da caffè raso di miso. Preparazione: mettere in ammollo l'alga tagliata, le verdure, portare ad ebollizione l'acqua, solo quando bolle aggiungere il pizzico di sale, carote e cipolle. Dopo 6-7 minuti di cottura aggiungere sedano, far bollire ancora 2 minuti e spegnere. Aggiungere miso a fuoco spento e sciogliere bene. Servire la zuppa con il prezzemolo tritato. Il miso, lo ricordiamo, è ricchissimo di enzimi e facilita la digestione. Dottore, vogliamo spiegare ai telespettatori della Maglia della Salute che cos'è la Grande Via e in che modo la macrobiotica, insieme a un benessere dello spirito, aiuta a farci stare meglio?
Allora, Grande Via, anche per chi ci segue a casa, è un'associazione che è stata fondata tra gli altri da Franco Berrino, che è un oncologo, è stato il responsabile del centro del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per diversi anni, ricercatore di fama internazionale, ha coordinato degli studi epidemiologici sulla relazione tra gli stili di vita e l'insorgenza di malattie, in particolare dei tumori. Ha fondato questa associazione che si occupa in qualche maniera di divulgare quelli che sono i risultati importanti, direi fondamentali anche per chi ci segue a casa, sulla prevenzione proprio delle malattie. E in che cosa consiste? Una corretta alimentazione che noi chiamiamo più che altro macro mediterranea, cioè l'alimentazione dei nostri nonni in qualche maniera, che è soprattutto centrata sul mangiare i cereali integrali, i legumi e le verdure. Per quanto riguarda le proteine, rispetto alle proteine animali, si sceglie più che altro il pesce azzurro, che è ricco di omega 3. E poi il movimento, che sarebbe l'importanza di muoversi, di avere una sana attività fisica, soprattutto all'aria aperta, anche camminare all'aria aperta per circa mezz'ora al giorno, si è visto che riduce la possibilità di contrarre patologie importanti, non solo diciamo tumorali, ma anche cardiovascolari. Ed infine una cosa che a me sta particolarmente a cuore è la meditazione, cioè la capacità da parte di noi individui, soprattutto qua in Occidente, di riprendere un qualcosa che forse abbiamo dimenticato o abbiamo praticato molto poco negli anni, che è quella della salute dell'anima. E si è visto, gli studi lo hanno confermato, che chi medita o comunque ha un approccio spirituale alla vita ha la possibilità di disattivare i geni dell'infiammazione. E quindi insieme ad altri 8 medici in Italia stiamo cercando di portare questo messaggio, che vuole essere un messaggio di speranza per chi ci segue, cioè del fatto che se riusciamo a stare bene con noi stessi, abbiamo delle abitudini di vita adatte a quello che siamo realmente, abbiamo possibilità di avere meno malattie. Io appartengo insieme agli altri a quei medici che ritengono di voler vedere meno malati, no? E quindi far capire che la salute ce l'abbiamo noi in mano. E quindi questo è un po' quello che stiamo cercando di fare, e se avessimo più attenzione, più attenzione verso noi stessi, ecco, verso chi siamo realmente, siamo convinti che si potrebbero aprire delle strade nuove. Ecco, questa è una nuova era dove credo che i medici debbano anche, io sono un infettivologo ovviamente, ma debbano anche educare le persone a come curarsi, a come star bene. So che voi avete anche un approccio nelle scuole. I giovani come rispondono ai suggerimenti che voi date? Ma i giovani finalmente si sentono chiamati in causa, ecco, perché di solito noi li trattiamo come delle persone che devono solo sottostare a delle cose che gli vengono calate dall'alto. Noi cerchiamo di parlare, di dialogare con loro e di avere un rapporto proprio sullo stesso piano, perché siamo stati ragazzi anche noi. Se a me venivano delle persone quando ero ragazzo a dirmi devi fare questo, questo, quest'altro, non l'avrei fatto. Però ecco, è quello che è importante è aumentare la consapevolezza di che cosa significa il vivere bene, ecco, lo star bene. E devo dire che con Francesca ed altri con i quali andiamo nelle scuole il ritorno è molto importante, anche perché, come dicevamo prima, siccome faccio l'infettivologo, poi al di là del fatto strettamente alimentare, della quale chiaramente ci occupiamo, c'è anche una piccola parte non indifferente di prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, e quindi quello Certo. Che significa avere una sessualità sana, consapevole e serena, direi. Dottore, per chiudere, una curiosità, perché c'è molta gente che magari è arrivata a un certo punto della vita e pensa che sia troppo tardi per cambiare stile. Sì. Credo di aver capito che lei a un certo punto della sua vita ha fatto questo grande cambiamento, quindi non è stato sempre così, no? Quindi forse questo può essere anche, vuol dire, un input per gli altri, che si può mettere sempre in assolutamente gioco. Assolutamente sì, assolutamente sì. Non sono partito con questo tipo di anelito, diciamo. Certo,
qualcosa la si deve portare nel cuore. Poi le esperienze di vita mi hanno insegnato che noi non siamo delle macchine, ma siamo degli esseri umani. Ecco il messaggio che voglio che passi, è quello che stiamo cercando di umanizzare la medicina. Questo stiamo cercando di fare attraverso la grande via. E poi io adesso, quella che è la cosa più bella, è che certe cose avevamo intuito nel nostro cuore, adesso hanno un supporto scientifico, quindi meglio di così. Insomma, finalmente medicina e spiritualità possono fondersi. È l'augurio per il terzo millennio, sì. Seguire la dieta mediterranea è molto efficace per la prevenzione di molte patologie. Protegge dall'asma e dalle dermatite atopiche, protegge dall'insulino resistenza e dall'obesità, soprattutto quella infantile, riduce le infiammazioni, aumenta la funzionalità respiratoria, riduce il rischio di ipertensione, migliora l'assorbimento intestinale del ferro, migliora l'assorbimento intestinale del calcio e previene anche la stitichezza. Dopo la zuppa di miso, ottima, che sono certa rifarete tutti voi a casa, e la testimonianza preziosa del dottore, noi ci fermiamo per la pubblicità. Subito dopo due testimonianze importanti di una nutrizionista che ha rivoluzionato anche il suo modo di approcciarsi con i pazienti e con un'esperta di danza terapia, sempre del Figlie del Mare. Vi aspetto. Federica Portuese, nutrizionista, ti sei approcciata alla macrobiotica per curiosità? Sì, esattamente. Che cos'è che ti incuriosiva maggiormente? Della macrobiotica mi ha incuriosito molto il modo semplice con cui vengono abbinati i cibi e il modo in cui vengono preparati, e questo richiama molto la nostra tradizione mediterranea, e quindi ho trovato in questo l'ispirazione, anche il desiderio comunque di approfondire i miei studi per poi insegnarlo agli altri. L'esperienza con la macrobiotica è stata bellissima, perché quando ho deciso di cambiare il mio stile di vita ho notato subito i cambiamenti. Cambiamenti soprattutto in problematiche con le quali avevo imparato a convivere, come l'emicrania o problemi legati al ciclo, che ho risolto molto facilmente semplicemente modificando il mio modo di mangiare, di abbinare i cibi e anche di cucinarlo. E adesso questo tuo sapere ovviamente lo trasferisci anche ai tuoi pazienti? Assolutamente sì. Come la prendono? Che cambiamenti riscontri in loro?
In realtà anche loro rimangono sorpresi dal fatto che in un modo così semplice si ottengono grandi cambiamenti. Molti hanno dimenticato cosa significa scegliere i cibi in base alla loro qualità e non soltanto in base alle calorie che contengono. Purtroppo l'industria alimentare ci ha educato a questo, a valutare i cibi solo in base al loro contenuto energetico. Invece hanno imparato a riscoprire come abbinare i cibi in un modo più funzionale rispetto al nostro corpo, in un modo poi così semplice, che è quello che ci insegna la nostra tradizione. Senti, allora, se dovessimo dare dei consigli a casa, a tutti magari i telespettatori che ovviamente non conoscono la macrobiotica, cosa diresti loro per convincerli a incuriosirsi e avvicinarsi? Allora, direi sicuramente che il cambiamento non è poi così difficile. In realtà si riscoprono i sapori della nostra terra, i sapori dei nostri cibi, si gioca un po' anche in cucina e si ottengono veramente dei risultati eccellenti nel nostro corpo, sul nostro benessere, sul nostro stato di salute. E adesso conosciamo Fabrizia, lei fa danza terapia, si è accostata alla macrobiotica e ne ha fatto anche lei ovviamente una sua filosofia di vita. Fabrizia, allora ci vuoi raccontare la tua storia? Sì, come danza terapeuta, donna curiosa, insieme a Francesca che avete prima visto in cucina, due donne curiose, se no non avremmo fondato Il Figlio del Mare, un'associazione che insieme alla Grande Via vuole proprio promuovere una consapevolezza che va a 360 gradi, voglio, come San Tommaso, provare su di me una alimentazione che possa aiutarmi dal punto di vista fisico ed energetico, proprio avere energia vitale, giornate impegnatissime come tutti. Come si fa? Provo la macrobiotica e cosa accade? Che mi stupisco. Io ero partita critica, ho detto adesso riesco a inchiodarli questi. E invece no. La famosa zuppa di miso, il riso integrale, e il sorprendermi dal comprendere che tante problematiche che avevo proprio di colite, gastrite, per non farmi mancare niente l'ulcera, andavano a migliorare, al di là delle varie altre cure, proprio con l'alimentazione. E questo dava a me anche una stabilità energetica maggiore, una lucidità fino a sera, figli, lavoro e tutto quanto. E credo che valga la pena provare su se stessi per poter riscontrare cosa veramente cambia in 10 giorni. Addirittura bastano 10 giorni? 10 giorni feci, non lo dimenticherò mai, la depurazione. Che è proprio un percorso molto semplice, basato proprio sulla zuppa di miso, il riso integrale, masticato come dice Francesca tante volte, se no non si innescano tanti meccanismi che hanno a che vedere proprio con la salivazione, la produzione di un cibo digeribile. E sono stati 10 giorni che mi hanno messo a tacere ogni altra possibilità critica. Quindi credo che valga la pena veramente nella semplicità dell'integrazione con quello che è il cibo, come dicevamo, dei nostri bisnonni. Quindi lo consigli ai nostri telespettatori? Sì, le consiglio e soprattutto dico che demandare agli altri il potere della nostra salute e del nostro benessere non ha alcun senso. Riprendiamo l'interesse per curare la nostra salute e il nostro benessere psicofisico attraverso il cibo, che è un atto sacro, è un momento di cura per noi. Facciamolo e leggiamo, andiamo a trovare gli stimoli e la curiosità e proviamo in cucina.
qui questa puntata speciale della Maglia della Salute dedicata alla macrobiotica. Ringraziamo l'associazione Le Figlie del Mare per averci illustrato un mondo nuovo che però si rifà ai piatti dei nostri bisnonni. In fondo loro già sapevano benissimo come mangiare e come curarsi con il cibo naturale della nostra bella terra Sicilia. Ci auguriamo di esservi stati d'aiuto e come sempre alla prossima, sempre con la Maglia della Salute.